Chi trae vantaggio da robot e intelligenza artificiale? La risposta è facilissima da trovare, se sai che cosa sono robot e intelligenza artificiale. Sono strumenti, tutto qua. Quindi, chi trae vantaggio dall'uso di strumenti, trae vantaggio chi è già competente, abile. Uno strumento può essere un pennello. Se diamo un pennello in mano a un pittore professionista, il pittore professionista, se quello è un ottimo pennello, riesce a ricavare un ottimo quadro. Ah, dice, quindi è il pennello che fa il quadro? No, non hai capito. È la competenza che fa il risultato. Lo stesso pennello in mano a una persona che non sa dipingere. Non consente alla persona che non sa dipingere di produrre un quadro che ha valore, capisci? Intelligenza artificiale dappertutto, robot dappertutto, allora diventiamo tutti intelligenti e capaci. No. Se tu sei a un livello molto basso, in cui usi pochi strumenti soltanto per spostare materia per mangiare, l'avvento di intelligenza artificiale robot a te non serve. Supponiamo, tu fai il tassista, dicendo io faccio il tassista perché in questo modo mi piace guidare, mi piace guidare. La tua motivazione è tutto qua. Poi dici, beh, è anche un lavoro utile perché porto le persone là dove devono arrivare, nelle emergenze, quindi è un lavoro con responsabilità, giusto? E cioè, quindi adesso che arriva l'intelligenza artificiale, io faccio il super tassista, giusto? Sbagliato. Dal 2022 negli Stati Uniti ci sono i taxi a guida autonoma, cioè non ci sono persone tassisti a bordo. L'intelligenza artificiale amministra il robot che fa girare il volante e funzionare il veicolo e quindi no, il lavoro di tassista non esiste già più negli Stati Uniti. Ci saranno ancora sicuramente tanti tassisti umani, ma da qui a 3 anni, 5 anni, 20, 300.000 anni, ecco, fra 300.000 anni, stai tranquillo. Il posto di lavoro, il tipo di lavoro del tassista non esiste più. Perché l'intelligenza artificiale, i robot, sono degli strumenti. Se tu non produci valore aggiunto, se non sei abile per investire gli strumenti e ti limiti a fare cose che possono fare anche le macchine, beh, a quel punto le fanno le macchine. Restando nell'esempio del tassista, se proprio vuoi avere a che fare con il settore, ti compri 5 auto a guida autonoma e te ne stai a casa con 5 monitor e sorvegli le corse che simultaneamente i tuoi 5 veicoli fanno. Ma poi capisci che per una questione di economia di scala, tu con 5 veicoli hai tante spese e poco guadagno. E quindi, se sei un tassista, per quanto dotato di 5 schermi e dei soldi per comprare 5 taxi, non puoi reggere il confronto con delle compagnie che possono mettere 1 milione di taxi in circolazione. E quindi l'intelligenza artificiale e i robot non creano beneficio a te. Perché tu sei proprio al margine della sussistenza con la materia, cioè tu esisti se sei lì. Se tu fai la guardia giurata, il sorvegliante, devi esserci lì fisicamente. Ma se si inventa un dispositivo che sorveglia, la tua presenza fisica non è richiesta. E siccome il tuo corpo è il segnaposto,
se il tuo segnaposto non è lì, non viene pagato. Se tu hai un lavoro che è basato sul corpo, vieni eliminato da robot e intelligenza artificiale. Ma intendiamoci, anche se fai l'avvocato, cioè l'avvocato è prestigioso, cioè meglio del tassista, ma anche l'avvocato usa il corpo, ha un segnaposto. E quel segnaposto lavora, esageriamo, 20 ore al giorno, è impossibile. Quando anche lavorasse 20, 24 ore al giorno, sarebbero soltanto 24 ore al giorno. E la prestazione dell'avvocato, basata sulla sua memoria, la sua capacità di organizzare i concetti ed esporli, la prestazione dell'avvocato viene superata dall'intelligenza artificiale che conosce tutta la giurisprudenza, tutte le sentenze, tutte le strategie forensi e le applica elaborandole meglio di quanto possa fare un umano. Se sei un intellettuale, se hai un lavoro da intellettuale, l'intelligenza artificiale e i robot ti aiutano, nella misura in cui tu sei ancora in una società dove la presenza fisica è pagata. E dice, ma io faccio il creativo, io sono uno scrittore. C'è tanta gente che dice, adesso con l'intelligenza artificiale, prima facevo il tassista, adesso con l'intelligenza artificiale dico, intelligenza artificiale, scrivi un libro. E l'intelligenza artificiale obbedisce, gratis, prepara il libro. Dice, oh, che bello, adesso lo vado a vendere. Ecco, a parte il fatto che se tu dici a un'intelligenza artificiale, scrivi il libro, ti dà un libro che dà a chiunque, quindi è un prodotto senza valore. Ma siccome tu non hai esperienza, non sei abile, non te ne rendi conto. Cioè il fatto che dalla tua connessione internet esca un file che puoi fisicamente stampare e portare a un editore, perché non sai che puoi inviarlo via internet, ecco, già questo ti riempie di orgoglio, ti confonde, dici, ma guarda, sono diventato scrittore, sono diventato importante come un avvocato. Ecco, ma questo è perché non hai capito nulla della realtà. La percezione, l'illusione, i sensi, il corpo, lo spazio-tempo, sono concetti per te mai nemmeno presi in considerazione. Dice, no, io sono qua, io mangio, io per mangiare faccio l'avvocato, io per mangiare faccio lo scrittore, io faccio il tassista. E non avete mai considerato la dimensione spirituale, la dimensione trascendentale filosofica. Dice, paroloni. Vabbè, adesso con l'intelligenza artificiale e i robot scoprite che la vostra presenza fisica, quella bella carnale che si tocca con mano, deve confrontarsi con il concetto astratto di valore. Domanda, chi trae beneficio da robot e intelligenza artificiale? I professionisti. Quindi se tu sei un abile avvocato e stai portando il corpo fisico là dove è richiesto, sai utilizzare l'intelligenza artificiale perché la guidi e le chiedi un dato, una selezione di dati che tu poi elabori. Questo puoi ancora farlo per un breve lasso di tempo, finché c'è ancora il mestiere dell'avvocato, finché ci sono ancora i tribunali. Quando poi si arriverà a una società digitale in cui la giustizia è direttamente amministrata dall'intelligenza artificiale e le sentenze vengono emesse sotto forma di restrizioni alla libertà direttamente operando sull'individuo attraverso la restrizione del suo conto economico, attraverso la restrizione della sua libertà, perché non può spostarsi entro certe aree, deve rimanere. Ecco, finché non siamo a quel livello di controllo di tutti i segnaposto, tu che sei un professionista puoi utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre dei pezzi di valore da inserire in quanto tu fai. Chi trae beneficio da robot e intelligenza artificiale? Chi dirige?
chi è in alto trae beneficio. Chi dirige, chi controlla, chi inserisce il microchip, chi ha il potere di vedere qual è il conto economico di ciascuno, chi può stabilire quali sono le aree accessibili, trae beneficio da robot e intelligenza artificiale. Chi è lontano dal potere, man mano che si allontana, non trae beneficio. Chi è proprio lontanissimo dal potere, il potere è astratto, è in alto, in basso c'è materia, chi vive a contatto con la materia non trae alcun beneficio dall'intelligenza artificiale dei robot, perché intelligenza artificiale e robot sostituiscono gli umani che svolgono quei ruoli. A livello intermedio ci sono ancora quelli che credono di essere dei creativi, come l'architetto, l'ingegnere. Anche le loro prestazioni si possono sostituire, non dico eguagliare, ma sostituire con prodotti di intelligenza artificiale destinati comunque a delle masse che non stanno lì a verificare se il progetto dell'architetto è all'altezza di Brunelleschi. Cioè, non sappiamo neanche chi è Brunelleschi, va bene lo stesso, no? Cioè la domanda è, l'edificio funziona? E allora basta questo. L'intelligenza artificiale, i robot sono strumenti. Gli strumenti procurano vantaggi a chi ha il potere. Riascolta questo video, rifletti. E per capire come inquadrare gli argomenti, leggi tutti i miei libri.